Capoliveri è ancora a capofila della gestione associata e che cosa è stato deciso in merito? Ma diciamo che non si poteva fare altrimenti perché sarebbe stato un danno per tutta l'isola d'Elba, quindi ci assumiamo ancora questa responsabilità di portare avanti il lavoro per tutti i comuni, pensiamo che sia utile per l'isola d'Elba e speriamo e ci auguriamo che sia utile per tutta l'economia del nostro territorio. Oggi abbiamo fatto una riunione di tutti i sindaci, una consulta dei sindaci dove abbiamo deciso quali sarebbero state le strategie 2015-2016, quindi 2015 con budget preciso e 2016 in proiezione. Ci sarà un aumento, avevamo già deciso di 1,50 euro, per cui ci saranno più risorse. Abbiamo deciso di dedicare le maggiori risorse d'ingresso attraverso la tassa di sbarco esclusivamente alla promozione turistica, a cui sarà dedicato quindi con avanzi di amministrazioni precedenti un budget da 1.100.000 euro, mentre 420.000 euro verranno suddivise fra gli 8 comuni, 50.000 euro a testa, mentre Portoferraio prenderà 70.000 e oltre tutto questo rimane un piccolo tesoretto di 100.000 euro e abbiamo deciso nelle prossime settimane di decidere un progetto comune che interessi tutta l'isola d'Elba e che faccia promozione con questi 100.000 euro. Lo scopo del 2014 era far rientrare l'Elba nei radar, cioè far riparlare dell'Elba. È stato raggiunto questo scopo e quale invece sarà l'obiettivo 2015? Di sicuro erano tanti anni, 10-15 anni che l'Elba non era nei radar della promozione turistica e anche di tutto l'ufficio stampa, di un ufficio stampa che abbiamo avuto molto efficiente, siamo stati agevolati dall'evento napoleonico e comunque rimane una risorsa per l'isola d'Elba. Oggi da ora in avanti dovrebbe essere tutto più semplice, dovremmo riuscire a intercettare, poi chiaramente siamo a gennaio, le prenotazioni ormai si fanno all'ultimo momento, speriamo che l'economia funzioni un po' meglio, che ci dia un po' più di respiro e cerchiamo di iniziare a ricatturare tutti quei turisti che abbiamo perso. Già intanto abbiamo fermato un trend negativo in altre zone, io conosco anche tutta la costa toscana, abbiamo fatto dei convegni sul turismo con la costa toscana, ci sono state delle perdite importanti, numeri anche percentuali sia di arrivi che di presenza. Noi abbiamo contenuto con un minimo di aumento, vediamo di riuscire a fare qualcosa di più importante per il 2015. Passato bicentenario, su cosa punterà? Il nostro futuro è quello di trasmettere questo Elba Lifestyle, che sarà un po' lo slogan che verrà declinato in tanti altri aggettivi e con altre opzioni, ma però questo Elba Lifestyle promuoverlo come un qualcosa che è straordinario, quindi proporre sul territorio una cosa come le miniere che ci sono a Rio, a Calamita, non ce l'ha nessun altro, quello è stato degli Etruschi, quello che è la nostra storia, ma quello che è il nostro ambiente, il nostro territorio. Dobbiamo puntare su quelle che sono esperienze non ripetibili in altri posti. Quali possono essere le strategie e i punti forti per lavorare sulla promozione dell'Elba a medio e lungo termine? Bisogna solo capire quali sono le forze che ci toccano, in questo caso le forze del territorio dell'isola d'Elba, analizzare molto bene e distinguerle in due parti. Quelle che sono esclusive, che abbiamo solo noi, e quella è la base del pensiero strategico. E le altre che magari sono forze, che anche altri hanno, ma non per questo motivo devono essere buttate via. Facciamo un esempio, il mare. Ce l'abbiamo noi? È bello? Sì. Ce l'hanno altri? Sì. Bello? Sì. E allora non è una forza esclusiva. Ma magari il Monte Calamita è una forza esclusiva. Ce l'hanno gli altri? No. Allora perché non ne parlo? Perché non parlo dell'isola d'Elba come mare e monti? Perché non parlo del magnetismo delle energie sottili? Perché non parlo delle 43 varietà di orchidee? Perché non parlo delle 200 spiagge? Perché non parlo di Cosmopolis, che è la vera città dell'utopia, fatta nel 1545, da Cosimo de' Medici, quindi la prima eccellenza del vivere bene in questo nostro mondo. Lavoriamo su queste cose, perché se non ci lavoriamo nessuno lo sa e non per questo motivo noi riusciamo a attrarre gente che rimarrà estasiato nel vedere queste bellissime cose e nel capire che solo noi queste cose le possiamo offrire. E vi posso dire che qui c'è una vera miniera, non di minerali, ma di ricchezza potenziale, che se noi saremo in grado di ben gestire e sfruttare,
creerà benessere per noi, i nostri figli e per l'eternità. I risultati e gli obiettivi, perché abbiamo visto che insomma nell'anno appena passato l'Elba è stata diffusa nuovamente, per fortuna, in tutto il mondo. Penso che attraverso una sapiente regia basata su contenuti di qualità e anche sul bicentenario napoleonico di esserci riuscito, insomma, riusciti tutti insieme. Insomma, ci sono state oltre 450 uscite, di cui 127 a livello internazionale fra radio, TV, periodici e stampa sia online che cartacea, e oltre 300 in Italia, e per una readership di, diciamo, di 43 milioni in Italia e oltre 1 miliardo e 300 mila nel mondo. Quindi sono risultati di tutto rispetto che, ripeto, in così poco tempo sono stati possibili grazie ovviamente alle potenzialità che ha quest'isola, che sono enormi, ma anche alla capacità di costruire contenuti di qualità. E per il futuro consolidare? Per il futuro certamente consolidare e mettere a fattore comune tutto quello che siamo riusciti già a fare insieme per quest'anno, migliorarle sia come contenuti di qualitativi su tutti i vari settori. Quali saranno anche le linee del 2015? Allora, le linee guida che noi abbiamo suggerito, perché noi siamo in scadenza e quindi che dovranno essere applicate dalle persone che si occuperanno appunto dell'implementazione, sono volte quindi al consolidamento appunto della visibilità ottenuta nel 2014 con il bicentenario, ma soprattutto anche un lavoro di analisi delle eccellenze che dovranno essere comunicate nel dettaglio e anche un primo lavoro sulla costruzione di un'integrazione dell'offerta. Un elemento importante è stata la costruzione di contenuti di qualità e la costruzione di una infrastruttura appunto di comunicazione. Quindi un elemento centrale è stato quello della formazione professionale di un social media team totalmente elbano che potesse essere, diciamo, competitivo dal punto di vista appunto della formazione a livello internazionale, e quindi non soltanto un social media team in grado di comunicare sui social media, ma un punto di riferimento per anche tenere i rapporti con i turisti e con il territorio nell'ottica appunto di reperimento di contenuti di valore. Anche in quest'ottica una costruzione di un sito che è stato progettato e che vedrà appunto la luce nel 2015. La creazione di un social media team è un, possiamo chiamarlo, un esperimento innovativo che ha avuto un gran successo, una web serie sull'isola d'Elba. È la prima volta che c'è un social media team ufficiale della gestione associata del turismo che rappresenta ufficialmente tutta l'Elba. Stiamo andando molto bene, partendo da zero su tutti i social, su alcuni abbiamo già ottenuto dei risultati molto lusinghieri, come ad esempio su Facebook, dove il nostro posizionamento in termini di fan della pagina è confrontabile con quello di parecchie regioni italiane che lavorano da molto più tempo di noi nel turismo. In più il nostro social media team ha anche la funzione di creare un collegamento tra le richieste dei turisti diciamo l'offerta che l'Elba eroga. L'Elba vista attraverso una webserie che sappiamo ha avuto un gran successo e addirittura ha creato anche spunti per altre realtà italiane. Ah sì, anche questo è un esperimento che ci ha soddisfatto molto, in quanto Elba è stata la prima destinazione ad avere una web serie di promozione turistica che si affiancava alle produzioni, diciamo, per il cinema di docufiction più tradizionali che già erano in lavorazione. Questo è stato riconosciuto da parecchi premi vinti, 3 premi vinti al Roma Web Festival che hanno sancito la validità artistica e 4 premi vinti al premio Media Stars, che è un premio tecnico della pubblicità, che sanciscono comunque il valore di comunicazione pubblicitaria dell'iniziativa. Rai ha chiesto la liberatoria per poterlo usare sul suo canale web, quindi un grandissimo riconoscimento anche dal punto di vista della nostra TV nazionale.